Buongiorno, eccoci alla nostra prima lezione online di italiano e andiamo avanti oggi con Petrarca. Abbiamo visto Petrarca che nasce nel 1304 ad Arezzo, che si trasferisce ad Avignone con la famiglia, che in seguito torna a studiare in Italia e poi di nuovo ad Avignone e qui nel 1327, il 6 aprile del 1327, conosce la sua Laura. Laura è la figura che lo accompagnerà per tutta la sua produzione. E specialmente nell'opera che andremo a vedere adesso, cioè il canzoniere. Allora, cos'è il canzoniere? Noi abbiamo visto che è praticamente la sua unica opera in volgare, gli altri sono i trionfi, ma sono davvero un'opera minore. Il canzoniere è l'opera più letta, più famosa di Petrarca. E vediamo un attimo da cosa è composta. Questo l'abbiamo già fatto in teoria, un piccolo riassunto anche questo. Che cos'è? Una semplice raccolta di poesie, attenzione, non come la vita nuova, quindi non è un prosimetro, ci sono solo queste poesie una dopo l'altra, tra l'altro che non sono nemmeno in ordine di scrittura. Quindi ad un certo punto Petrarca prende tutte queste poesie e le rielabora in modo suo. Che cos'è il canzoniere? Abbiamo detto che è una raccolta di testi poetici, quindi sono un insieme di poesie. Petrarca scrive queste poesie in volgare, infatti il titolo originale è Frammenti di cose in volgare, però non ha lo stesso concetto di Dante del volgare. Abbiamo visto infatti che mentre per Dante il volgare, dare dignità al volgare è la sua massima aspirazione, era quello che con l'inferno, in generale la Divina Commedia, si proponeva, con Petrarca la situazione è opposta. Lui scrive queste poesie, le scrive in volgare, però non pensa che queste daranno mai la gloria letteraria che cerca. Lui le scrive, ma pensando che il latino è superiore. Quindi tutto quello che scriverò in volgare, sì, lo faccio bene, lo scrivo bene, però la gloria me l'aspetto da altro, non certo da questi frammenti di cose in volgare. Quindi il volgare per Petrarca non è una lingua assolutamente adatta alla letteratura. L'unica cosa che dà la dignità, che dà la gloria eterna, è il latino, l'unica lingua. Quindi lui, nonostante tutto, scrive il canzoniere, un testo formato da 366 componimenti, quindi abbiamo detto uno per ogni giorno dell'anno. Noi faremo soprattutto quello introduttivo, voi che ascoltate il rime sparse il suono, però contiene una serie di e noi faremo anche qui sempre i soliti due sonetti che facciamo sempre, però ci sono anche altri, per esempio ci sono canzoni, sestine, ballate, madrigali. Però vedete questa qui ve l'ho messa, però non imparatevi certo i numeri a memoria che tanto non ci interessano. Quindi andiamo invece alle cose nuove. Abbiamo visto che il canzoniere, l'argomento principale del canzoniere è Laura. Potremmo ritracciare una certa divisione in due parti, ovvero le rime in vita e le rime in morte di Laura. È l'unica distinzione, possiamo dire, temporale, perché per il resto le poesie sono molto mischiate tra loro. Ci potrebbero essere, ad esempio, il prologo, in teoria è scritto nel 350, quindi a 2 anni dalla morte di Laura, e quando Laura, scusate, a 350. 50, quindi a 2 anni dalla morte di Laura, e quindi siamo già in una situazione avanzata, mentre viene messo per primo come prologo, proprio per dare un'impostazione a tutta la raccolta. Cosa ci parla Petrarca in questo canzoniere? Abbiamo visto che l'argomento centrale è Laura, però in realtà Petrarca usa Laura perché vuole in realtà parlare di qualcos'altro. Lui già dal primo prologo, lui già dalla prima poesia ci mostra come l'amore per Laura viene inteso non nel senso dantesco di donna angelica, quindi la donna come ponte per arrivare a Dio, ma tutt'altro, proprio l'opposto. La donna è è l'ostacolo, quella che si frappone tra l'uomo e Dio, quindi la via retta, la via morale. Questo canzoniere, in realtà, Petrarca fa una lunga analisi psicologica di se stesso. Appare come una sorta di suo diario intimo con cui lui indaga se stesso, indaga la sua interiorità per poter raggiungere il centro del suo tormento. Il suo obiettivo è arrivare al centro della sua anima, capire
il perché di questo tormento e soprattutto superarlo. Quindi abbiamo detto, Laura si frappone tra lui e Dio e lui vuole superare questo ostacolo per arrivare in teoria alla redenzione spirituale, la stessa che abbiamo visto intraprendere da Dante. Dante perso nella selva oscura che pian piano giungerà a Dio. Anche Petrarca parte da quest'idea, la stessa idea che aveva preso dalle Confessioni di Sant'Agostino, che era il suo libro preferito, addirittura lo teneva tutti i giorni vicino al comodino e ne leggeva un pezzettino ogni notte. Però, come vedremo, non raggiungerà mai il suo obiettivo, cioè lui rimarrà sempre tormentato, non riuscirà a superare il suo amore per Laura, il suo amore per le cose terrene e soprattutto per la gloria letteraria. Quindi approfondiamo un attimo questo dissidio interiore. Da un lato abbiamo, vi ho messo, l'incapacità di rinunciare agli allettamenti mondani e ai valori terreni. Quali sono? La gloria letteraria, che lui si aspetta comunque dalle sue opere, e l'amore per Laura, l'amore per le cose terrene, l'amore per la ricchezza e in generale per le cose mondane, per tutto quello che gli piace nella vita, e abbandonarsi ai piaceri che tecnicamente, moralmente parlando, religiosamente parlando, risultano un peccato. Quindi, questa incapacità di rinunciare agli allettamenti mondani si frappone a una tensione invece ad una vita altra, una vita pura, delicata, spirituale, dedicata esclusivamente a Dio. Questa tensione spirituale si origina dal fatto che, nonostante la sua aspirazione alla gloria letteraria, all'amore per Laura, che sono tutte cose che lo allettano e a cui non riesce a rinunciare, comunque lui capisce la vanità delle cose, capisce che alla sua morte comunque queste cose non varranno più e quindi capisce il carattere effimero di queste cose a cui lui è attaccato. E per questo sente questa tensione verso l'alto, verso l'eterno, verso la spiritualità. Però questo non è abbastanza, non ci riesce a rinunciare, nemmeno proponendosi questo viaggio spirituale nel canzoniere. Vediamo un attimo un esempio di queste poesie. Vi ho messo qui una poesia, la poesia numero 134, che mostra in maniera magistrale questo suo dissidio interiore. Noi non la analizzeremo, però ve la leggo. Pace non trovo e non ho da far guerra, e temo, e spero, e tardo, e sono un ghiaccio, e volo sopra il cielo e taccio in terra, e nulla stringo, e tutto il mondo abbraccio. Tal men prigion, che non m'apre né serra, né per suo mi ritene né scioglie il laccio, e non m'ancide amore, e non mi sferra, né mi vuol vivo, né mi trae d'impaccio. Veggio senza occhi, e non ho lingua, e grido, et bramo di perir, et cheggio aita. Et ho in odio me stesso, et amo altrui, pascomi di dolor, piangendo rido. Egualmente mi spiace morte e vita, in questo stato son, donna, per voi. Quindi, pace non trovo, ma non ho da far guerra. Temo e spero, ardo e sono un ghiaccio, volo e giaccio in terra. Nulla stringo e abbraccio tutto il mondo. Sono in prigione, ma allo stesso tempo non mi tiene legato nulla, vedo senza avere gli occhi, non ho lingua eppure continuo a gridare, bramo di morire e chiedo aiuto. Tutta una serie di opposizioni quindi che in qualche modo coesistono all'interno del poeta, anche se sembra impossibile, proprio per Petrarca in questo sonetto molto d'impatto riesce a evidenziare lo stato della sua anima, quindi queste due forze opposte che lo traggono in direzioni opposte senza però scegliere. Lui si lascia trascinare, si lascia sballottolare da queste due direzioni, ma non decide mai da dove schierarsi e nessuna delle due ha la forza per trarlo a sé completamente. Vediamo qui un attimo la differenza tra la prima parte e la seconda, tra le rime in vita di Laura e in morte di Laura. Abbiamo visto questo conflitto interiore che lo tormenta, l'attaccamento ai beni terreni contro l'aspirazione al divino, alla divinità, a Dio, che si trasforma nella seconda parte nella presa di coscienza del proprio asservimento alla tirannia delle passioni. Lui vuole arrivare ad una spiritualità sicura, senza alcun dubbio, stabile,
Però in realtà non ce la farà, lui dice solo a ok, sono vittima delle mie passioni, non riesco a levarmene fuori, ma non riuscirà a sfuggire alla loro presa. Quindi purtroppo per lui rimarrà sempre in questa sorta di limbo, sempre sospeso tra una spiritualità che non riesce ad arrivare, ma a cui tende, e le passioni che lo traggono verso terra e non gli permettono di salire. Secondo argomento sono le condizioni tragiche in cui versava l'Italia in quel periodo. Abbiamo visto che era un'Italia molto divisa, nel sud il regno normanno, che adesso è diventato il regno angioino e aragonese, nel mezzo lo stato della Chiesa che rimarrà lì praticamente fino al 1870, e poi il nord Italia che era una miriade di comuni, comuni che erano continuamente in lotta tra di loro, che usavano eserciti di ventura, quindi prezzolati per sconfiggersi a vicenda, farsi le scarpe a vicenda, ogni tanto una città veniva distrutta, c'erano continui litigi anche interni alle varie città, era una situazione disperata a cui si cercava di porre rimedio in qualche modo, ma niente sembrava funzionare, quindi anche Petrarca prende la parola in questo senso, ma anche lui non riesce a trovare una soluzione, comunque non riesce a fare la differenza. Opposti a tutti questi motivi politici, nella seconda parte si dedicherà più a esprimere il suo desiderio di purificazione. Sempre invece nella prima parte vediamo come essa si è incentrata sull'amore per Laura. Come si presenta Laura in questa prima parte? Si presenta completamente indifferente alla passione del poeta. Ora, vorrei dirvi che l'ha frenzonato, però abbiamo detto che Petrarca l'ha vista una sola volta, anche parlare di friendzone mi sembra troppo, semplicemente troppo. Quindi si presenta altera, irraggiungibile, mentre invece nella seconda parte la storia cambia, ovvero l'immagine di Laura si modifica, non è più altera, non è più indifferente al poeta, invece appare più compassionevole, più affettuosa, più incline a interessarsi delle sorti di questo povero poeta, che ha dedicato tutta la sua vita e tutta la sua produzione a lei. Abbiamo già riflettuto sul fatto che questi poeti usano queste donne, usano questa immagine della donna senza che essa corrisponda ad una donna reale. Abbiamo visto che è un'immagine poetica che può essere e non può essere quella reale, però abbiamo visto che la morte dell'amata non solo è un cliché che abbonda nella letteratura, ma anche che è molto utile, perché una volta che una donna muore, loro possono dire tutto quello che vogliono di lei, ovvero per loro lei diventa una tavola bianca, loro possono inventarsi di tutto, quindi possono renderla più affettuosa e interessata al poeta, come appunto fa Petrarca. Anche se era interessata questa donna, era davvero indifferente? Chi lo sa, cioè nel senso, boh, magari ci sarebbe stata anche, non si sa, non lo sappiamo, non lo sapeva nemmeno Laura, probabilmente non sapeva niente nemmeno di Petrarca. Tra l'altro, Laura già si pensa che sia uno pseudonimo, ma poi vedremo meglio, questo però ve lo voglio dire di persona. Ora, ultima parte, poi vi lascio andare almeno per oggi. Abbiamo l'unilinguismo petrarchesco, ovvero qui parliamo di lingua, di pura lingua. Abbiamo già visto per lo Stil Novo che lo Stil Novo usa un abbiamo già visto come lo Stil Novo usava un linguaggio molto rarefatto rispetto alla vita quotidiana, molto diverso, anzi diametralmente opposto alla poesia comico-realistica di Cercangiolieri, ad esempio. Petrarca fa lo stesso lavoro, anche se molto più rarefatto, ovvero lascia completamente da parte ogni termine riferimento alla vita quotidiana e entra in una specie di bolla, quindi sono termini molto ricercati, sono termini particolari, c'è tutto un mondo che Petrarca lascia fuori e che inserisce e che non inserisce nelle sue poesie. Quindi fa un'accurata selezione di linguaggio e solo pochi termini possono entrare nelle sue poesie, nella sua produzione, il contrario di quello che invece fa Dante nell'Inferno. Nell'Inferno e in generale nella Divina Commedia, Dante mette di tutto, tutti gli stili, dal più alto fino al più basso, proprio perché siamo nell'Inferno. Poi vedremo cosa farà di recente.
a certi diavoli. E in generale quello di Dante viene detto un plurilinguismo, quindi plurilinguismo di Dante contrapposto all'unilinguismo di Petrarca. Bene, direi che per oggi ci fermiamo qui. Bene, di nuovo, buone epidemie a tutti.